Bentornati ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Dan e oggi ragazzi vi farò vedere come mettere un pad nel vostro video di YouTube oppure in una vostra live di YouTube. Però prima di iniziare vi lascio alla intro. Mettere il vostro pad bisogna solo andare in un sito e questo si chiama Gamepad Viewer. Non so come si dice, io l'ho già cercato, come vedete lo potete trovare qua, è semplice così. Lo clicco e porterà in appunto la pagina e cliccate sul primo link, cioè il primo sito che vi esce. Vi uscirà questa schermata appunto a voi. Dovete solo prendere il vostro, come posso dire, il vostro pad e premere un tasto a caso. E adesso vi ha preso il pad. Dopo dovete andare su quadro tutto non, dovete scrivere, dovete mettere player 1, che è appunto il vostro pad, e come, cioè, vedete che va comunque, tutti i tasti vanno, anche questo, vanno tutti. Ecco, dopo andate sull'icona a fianco e scegliete quello che volete voi. Ci sono di vari tipi, c'è questo che lo usano tutti, poi c'è questo, poi c'è perché adesso non, ok, poi c'è questo, poi c'è quello della 360, quello della One, anche bianco, c'è il NES. Cioè, ci sono tante cose. Ad esempio abbiamo questo, ok? Dopo dobbiamo andare su queste tre lineette, cliccarle e fare generate URL. Fate generate URL. Andate su skin. Dopo che andate su skin scegliete quello che volete voi. Io scelgo il PlayStation 4 White. Dopo dovete andare su enabled. Dopo dovete andare qua sopra, click to copy. Lo copiate e andate sul vostro OBS. Come vedete qua, questo è il mio OBS e qua io non ho nessun pad. Devo andare su più, browser, dopo su browser fate ok, dal browser qua dove c'è scritto URL togliete questo e mettete quello che appunto volete voi. Dopo aver messo quello che volete voi, appena appunto l'avete preso potete decidere voi dove metterlo. Ad esempio io lo metto sempre qua in basso a destra, lo disegnate come volete voi e lo mettiamo qua in basso a destra. E niente, prendendo un tasto appunto voi vedrete il pad muoversi, anche gli spettatori che vedranno il video, la vostra live. Iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e condividete questo video a ogni vostro amico per fargli vedere questo trucchetto per mettere il pad nel vostro video di YouTube oppure nella vostra live di YouTube. Da te è tutto, ciao ciao.